C'è il te. C'è il te. C'ho il telecomando dell'aria condizionata scarica. Non invia l'input. E quindi avevo l'evento la palla. E non andava quindi, palla. Ok, perfetto. Che... ragazzi, questo rovesto virus su GTA 5 online. Siamo ritornati con Stormy e Murri. Evento più unico che raro, ragazzi. Madonna, ma che unico. Sì, perché Stormy ormai è diventato un mecenate. Lui non è che è facile da trovare. E ragazzi, come avete visto, ho cambiato maglietta. Sono criminale. Adesso fra. Non si monetizza. Adesso ho messo la maglietta arancione, ragazzi. Se anche questa maglietta passa il test. Chi è quel copione di merda che mi copia la macchina? Sì, Stormy. Chi può essere il copione di merda? Macchina rosa è mio, come mia la rosa, ce l'ho sempre avuta. Ragazzi, non bisticciate. Non si bisticcia. Ah, però la macchina te la sei messa gialla. Minchia, quanto sei veramente cretino. Merda. No, raga, io ho un problema. Io non sto giocando senza joystick. Come a ieri. Tutto. Io vado a destra. Perché ciao. Devo ricomprarla, quanto pare. Murri, tutto a destra. Mandatemela a fanculo. Ah, ve lo giuro, vi va ammazzo. Va ammazzo. Tua madre è buttana, Stormy. No, sono una puttana. Godo. Tutti quanti. Se Stormy rivince col joypad, non va bene. Perché nel video di Murri vinceva col joypad. Ma che cazzo con la tastiera, scusa. Pietrazzo, con la tastiera. Murri, ma t'affira a fare i wall ride. Sei un po' arrugginito, mi sa. Compa, perché ho tanti pensieri per la testa. Fra, tanti peli per la testa. Eh sì, compa, sono una persona con tante responsabilità. Hai tanti peni nella testa, non ho capito. Quanti peni hai? Non è che posso fare il cretino come te per sempre. No, raga, sono cascato nell'acqua, raga, sono cascato. Devi pensare al tuo futuro, compa. E che significa tutto ciò? Io pago! Come, scusami? Giorgio, perché pensare al tuo futuro dici queste cose? No, perché sta. Ma tu ce l'hai fatta, Jumpy? Certo, compa, io sono il king del wall ride. Ragazzi, sto giocando con la tastiera, mannaggia. Spingermi, brutto. Però adesso Jumpy è il king del wall ride. Io lo sono sempre quando stato dal governo. Beh, sì, però evitate di bestemmiare tutto il tempo. Ho capito, è che non ce la faccio più. No, veramente, io sto ragazzi, io sono sempre sto con le mani. Jumpy, cosa... aspettaci. Ora vi aspetto, dai, ve lo vorrei. Ragazzi, giocare con la tastiera, aspettatemi un attimo, fatemi fare questo wall ride almeno. Porca dischem. Allora, adesso vado qui e vi aspetto. Guardate quanto siete scarsi che vi devo aspettare. Ma vero, c'ho la tastiera. Non so perché mi si è sfasciato il mouse. Ragazzi, per favore, una petizione per comprare un joypad da Storm. Raga, compratemi un joypad, per favore. No, raga, no, cioè, non ho la sindrome. Cioè, vedi, porca madonna. Guarda, è impossibile. Non siete veramente capaci di farlo. Ma come si fa arrivato in cima? È impossibile, è una cazzata. Fra, ma sei un criminale, è impossibile. Vi sto guardando da qua sotto. Riesco. No, l'importante è farlo prima di Murri con la tastiera. Se lo fai prima di Murri con la tastiera. Vabbè, oh, mi sta avvenendo veramente un problema alle mani che mi tocca. Dai, non è difficile. Taglia tutto, Pietro, per favore. Non taglio niente. Questo, così è un GTA Family Friendly. GTA Family Friendly. Oh, ce l'ho fatta. Incredibile. No, per Dio. Porca madosca, ce l'ho fatta. Questo non ce l'ha fatta. Minchia, giuro, sto vedendo. Mamma mia. Ce l'ho fatta, compa, minchia, niente. Adesso aspetta che scateno la bestia. No, ce l'ho fatta, fra. Minchia, magari ce l'ho fatta pure Stormy. Sì, ma che sei in zinco? Raga, con la tastiera. Alle palle, compa. Raga, con la tastiera, Adesso un attimo. Sei nel wall ride più epico del mondo, Giorgio. No, raga, ma questo è il king dei wall ride. Questo è il wall ride king. Ma il titolo, Giampiero? No, wall ride king questo. In realtà c'è una gara che si chiama wall ride king. Però non so se è questa gara. No, ragazzi, ma questa è la leggendaria wall ride king. Quella di cui tutti ne parlano. Assolutamente sì. Non so se tutti ne parlano, ma non tutti sono riusciti a completarla, se non sbaglio. Tra l'altro sono ancora all'ottavo checkpoint su 20. Quindi, ragazzi, io me ne vado e vi piscio. Perché non vorrei. No, raga, non vorrei mai che fate i pezzi di merda come sempre. Quindi, vorrei evitare tutto ciò. Lo vedo, Giampiero. Minchia, al minimo errore sono pronto a recuperarti. Assolutamente sì. Ma il minimo errore non succederà. Perché io chi sono, Giorgio? È il real king. Bravo. Il king. Bravo. Il king dei wall ride, dai. Ma ragazzi, sono... non so, oggi sono... parla tanto e bestemmia. Esatto. Sì, veramente. No, raga, perché sto giocando con... la tastiera mi sta venendo... Stormy, allora, devi usare delle similitudini. Da ora in poi non si dicono più le parolacce. Ma cosa si dice? Quella parola con la C che non si dice. Similitudini. Oh, similitudini. Ovvero? Cioè, fai diciamo, una sineddoche. Sì, ok, ecco. Sono diventato Giampiero. Dice che hai fatto un'ottima sì. Neddoche. Sì, neddoche. Ok. Ricordiamo, Giampiero, cos'è la sineddoche? Beh, la sineddoche è tipo una similitudine. No, però vabbè. Però facciamo finta che sia quella. Va bene? Lasciatemela passare. Tra l'altro c'ho un Murri attaccato alle palle, quindi
devo super concentrarmi, perché al minimo errore questo mi... Infatti sto zitto. Gamba, io sogno Carrera. Aspetto che tu sbagli e ti un picco da piga. E intanto sbaglio perché già sogno il traguardo, Gamba. Quindi ti saluto, ciao. Giocare con la tastiera è la cosa più impossibile della storia. Gamba, io spezzatino in ta padella, perché non ti sbrighi. Mi sono cagato troppo in mano. Complimenti, Stormy. Veramente bravo. Madonna, raga, mi stavo uscendo. Per una volta sei riuscito a non bestemmiare. Madonna santa, ragazzi. Vai, vediamo se entro la fine della gara ce la fanno a dire una bestemmia. Come faccio, raga? È impossibile. 13 secondi, per Dio. Ah, esatto. Ecco. Dai, eccola qui. Per l'appunto. Stormy, la tua Hyundai easy. Alza la lettone come la Progen. Minchia un botto, guarda. Aveva il radiatore caldo. Raga, ma avete finito tutte e due? Beh. Ma il milanese può girare con la Hyundai. Ma raga, Stormy, ma mi spieghi perché nel mio video della macchina è scritto un'auto da milanese? Che significa? Perché i SUV sono tutti un'auto da milanese. Giù, comunque a Milano, nota città, nota città di montagna, Milano. Usate macchine basse giù al sud, che le moddate tutte. Qua a Milano invece sono tutti comunque ufficio, lavoro, ma tra l'altro al nord. Quindi io sono un terrone. Al nord, aspetta, che è milanese. Esatto, al nord c'è la diceria. Che tipo le Alfe, l'Alfa era l'auto... Le Alfe. Comunque l'Alfa era l'auto dei mafiosi, tipo dei terroni. Ancora certo, esiste sta cosa? Certo, anche le Fiat sono le auto dei terroni. Perché sta cosa? Ma in realtà perché, la BMW... Perché sei ignorante, tipo, secondo me è per questo, perché tipo se compri Fiat è come se fossi ignorante e non si compra... Non no, ti raga, di comprare auto straniere. Un attimo. E quindi sei tipo terrore tutta... per questo. No, vi spiego, c'è tutta una teoria. Allora, le BMW, dopo 4 anni, mi sembra, di utilizzo, diventano le auto che... Cazzo, quindi tra 4 anni devo cambiarla. Tra 4 anni se non la cambi diventi. No, vi spiego. Minchia, per cosa questo... mi conviene di più, compa? Perché tra vestirmi d'oro significa che poi c'ho i denti d'oro. Compa, allora non la vendere. Compa, vedi che conviene. Tipo qua, infatti di BMW ce ne sono poche qua a Milano. Sono tutti Audi, super. Mercedes. Ero indeciso. Stormy, me lo potevi dire? Ero indeciso Mercedes o BMW. Però siccome poche. Appunto mi ricordavo che avevano la BMW. Allora hai preso la BMW. Basta, è per la cioè Stormy sei veramente ritardato tu. Raga, bisogna cioè, fare ma come cazzo si fa? Dici sempre cosa sbagliata. Ma qual è questa gara? No, questa si chiama 90 degree up and down. No, non è il King. King era quello di prima. Raga, adesso per favore ognuno si faccia la sua strada. Porco due. Attenzione, ragazzi, si invertono i ruoli. Ma chi è stato per caso a farmi questo speronamento? Non lo so, è stato... Attenzione, ragazzi, vi ho lasciato un po' indietro, che ne dite? Ragazzi, morri, fra poco muore. Beh, ragazzi, sono un po' pazzo oggi, eh. Oggi sono un po' pazzo. Pietro, qua c'è un warride da fare. Morri, ricordati che esiste una cosa chiamata karma. Ho 2 anni, va bene? E usala, compa. Usala la karma, il karma, che ci vuole tanta karma. Il karma non si usa, viene da solo. Quanti karma hai su YouTube? Io ho 50 karma. Io ho un sacco di karma, cioè. Quasi 1 milione di karma. Esatto. Ultimamente ho imparato a vedere più karma. Pancia mia, fatti una canna. Ma che cos'è sto tubo verticale? Porco due. Raga, capite che con la tastiera non si può comandare la discesa della macchina, per Dio. Io lo so che questo schifo di tubo lo devo salire in schifiata. Esatto, se no non me la sale. Devi salire in... No, in spirale. Ma tu dove sei? La spirale è anche quella che si fa alla vagina. Cos'è, Giorgio? Alla vagina. E ce la spieghi adesso. Cielo. Sì, è un meccanismo, diciamo, preconcettuale, diciamo, ecco. Preconcettuale. Aspetta, Stormy, un attimo. Che devo avveniristico, ecco. Sono andato troppo in alto, frate. No, fra, non sto capendo più niente, fra, mi sta venendo la distorsione. Minchia, Jumpy Deck, mi sa che me la può sucare in sta gara, figuri bulla. Ci sono 15 checkpoint, cazzo. No, raga, non sto capendo più niente, sta gara, ma può fare con un pompino con rasuca. Raga, non sto capendo più. Madonna, se ti incocciavo, l'hai visto? L'ho troppo voluto fare, ma non ci sono riuscito. Quanto è verticale sta discesa? No, quanto raga, è verticale, non posso. Non porco, raga, help. Minchia, ma c'è qualcosa più verticale del verticale? Il super verticale, compa. Stormy, no, ma tu... Dimmi. Ma tu perché non vieni a giocare con noi? Che ci fai tutto da solo? Raga, io sto giocando con la tastiera, c'è un po'... Adesso, per favore, oltre che GTA, compratemi anche... Ragazzi, se questo video arriva a 20.000 mi piace, prossimo episodio solo con la tastiera. E io ho comprato GTA Stormy. Per la PlayStation. Non ce la scordiamo queste cose, cazzo. Esatto. Cioè, raga, non so i tasti di sta merda di tastiera, per Dio, su GTA. Guarda, allora, basta che la guardi e ci sono scritte le lettere. Esatto. Penso siano un po' tutti uguali, a meno che non è quella da... Giorgio, frena un attimo. Fammi un pompino carro su. Frena un attimo. Pago sgulloppo di palle, va. Come cambi di ghiaccio, state morissimo. Frena un attimo. No, raga, una discesa verticalissima questa, veramente, mi sta facendo impazzire. Se ti piglio in sta scia, compa.
Ti deve venire. No. Porco tu! Madonna! No, vabbè, non ci credo, frate. No, ma pigli. Porco, dove devo giocare? No! No! Coppa, per la troppa emozione mi è girato per un attimo la testa. Coppa! Che tu sei il classico ragazzo che appena una ragazza si spoglia davanti a te si fa la pipì addosso. Assolutamente sì. Sborra. Ma che minchia fa quel rincoglionino? Ma tu, compa, sei veramente problematico. Compa, credimi, compa, che per la troppa, com'è, la troppa adrenalina, quello che è stato, compa, mi ha cominciato a girare la testa. La prendi un po' troppo sul serio questa questione del King. Il King? Ti giuro, compa, mi ha iniziato a girare la testa un sacco. Sento caldo. Raga, parcheggio. Madonna. Raga, per fortuna sono arrivato terzo. È strano, Stormy. Quando mai tu sei arrivato prima su GTA? C'è un solo episodio di GTA dove sei arrivato primo? Non c'è. Forse sì, forse sì, forse sì. No. Secondo me no. Ma quando si va per il merito non si misura la lunghezza della minchia, quindi sì, dovrei vincere io. No, minchia, 27-27. Ora come, vabbè, ce la giochiamo? Vabbè, sono arrivato secondo, però. Minchia, raga, di ferro, compa. Ma chi ha la minchia più dura vince. Ragazzi, però, come detto, Stormy arriva sempre ultimo. Se questo video arriva a 20.000 mi piace, prossimo episodio di GTA 5 con la tastiera. Grazie Murri, grazie Stormy che sei stato molto presente in questa gara. Soprattutto ti sei mangiato la nostra polvere. Prego, prego. Che è tutto. Ciao, ciao. Ciao, ciao.